Verrebbe da dire una splendida crisi di crescita. È quella che sta vivendo il Teatro Rossini di Pesaro, che negli ultimi anni ha proposto spettacoli di sempre maggiore qualità ed ha visto aumentare esponenzialmente il numero degli abbonati ed il pubblico. Così la stagione di prosa e danza passa da 3 a 4 serate per un totale di 34 con interpreti prestigiosi e grandi produzioni per un'offerta ampia e soprattutto eterogenea. Si parte il 22 ottobre con un classico del teatro musicale, Cabaret, diretto da Saverio Marconi e prodotto dalla Compagnia dell'Arancia. Si chiude con la danza il 16 aprile con MM Contemporary Dance Company di Michele Merola, con la Sagra della Primavera e l'immortale Bolero di Ravel. Giorgio Castellani ci guida all'interno della stagione di prosa. Spettacolo all'insegna dei grandi nomi eterogenei, però riusciamo a trovare un denominatore comune per questa stagione che riguarda la prosa? Ma intanto la prima cosa, che è scontato dirlo, la qualità, poi bisogna capire che cosa significa. Apriamo con la compagnia che ha sdoganato il musical in Italia con un classico che ormai fa il 50° anno di età, perché Cabaret va in scena la prima volta a Broadway nel 66, seguito da un film, da allestimenti in Inghilterra, in Europa. E l'Arancia è stata la prima compagnia a produrlo in Italia e averlo già presentato nel 93 al Teatro Rossini, quindi questo qui è stato credo una bella trovata. La qualità significa che a dispetto dei grandi nomi conosciuti al grande pubblico, che quindi questo è sempre un veicolo per invogliare la visione di uno spettacolo, non è una stagione leggera così in termini riduttivi, perché anche quando abbiamo spettacoli per esempio comici, non so, Non ti pago di Edoardo De Filippo, fa storcere dal ridere, però lui appunto diceva è la più tragica che ho scritto, perché dietro si intuisce, si coglie una realtà che era la commedia degli anni 40, quindi no, facciamo anche un parametro, era una realtà di miseria, di frustrazioni, di malinconie, di assurdità. È tutto questo, diciamo, la caratteristica della stagione. Begli spettacoli, con grandi attori, con contenuti che anche quando si ride ci si diverte sul serio, perché appunto la bisbetica domata di Shakespeare, questo il patè della casa con Sabrina Ferilli, e più abbiamo una delle opere di Pirandello più interessanti, che appunto è una riflessione sui meccanismi del teatro che chiude la stagione. Parte anche la campagna abbonamenti con i rinnovi possibili dal 19 settembre al 2 ottobre, mentre per i nuovi abbonati ci sarà tempo dal 3 al 10 ottobre, sempre presso la biglietteria del Teatro Rossini. Daniele Vimini, assessore alla cultura del Comune di Pesaro, sottolinea la grande rilevanza che questa new season di prosa e danza sta assumendo anno dopo anno. Una stagione anche varia nell'offerta, con una strutturazione ancora più forte della stagione della danza, con addirittura 3 appuntamenti di masterclass per le scuole di danza della città, che ovviamente è un'opportunità non solo di fidelizzazione del pubblico, questo non servirebbe ma da solo, ma invece di appunto crescita professionale per le scuole di danza a contatto con le compagnie professionistiche. E la prosa è una stagione che si conferma varia nell'offerta, quindi dal contemporaneo al teatro classico, ma anche un panorama di attori e di registi non solo di fama nazionale e internazionale, ma con una miscela, insomma, che potrà soddisfare tutti i tipi di pubblico, quindi appuntamento a teatro che diventa, come dire, uno dei motori principali di attrattività della città. Tra l'altro prezzi, lo sottolineiamo, invariati rispetto all'anno scorso, direi quasi popolari. Esatto, prezzi invariati, quasi popolari, a partire dagli under 19, degli under 29 per i giovani, insomma, ma in generale si potrà con 63 euro, a partire da 63 euro assistere alle 7 rappresentazioni di prosa con la qualità che dicevamo, a partire da 100 euro a 7 più 4 appuntamenti di danza, quindi stagione di prosa e di danza, quindi insomma anche da questo punto di vista la massima attenzione, con anche l'idea che il giovedì possa colorarsi con un pubblico un po' più giovane, che magari è quello più disposto a fare un po' tardi e a svegliarsi più facilmente il venerdì mattina, insomma, però anche questa è un'opportunità in più per il centro, per i locali, per chi vorrà coglierla e per il collegamento, appunto, ripeto ancora, dell'incontro tra i giovani e gli artisti.
Il tutto ovviamente con la supervisione ed il coordinamento dell'AMAT, il cui direttore artistico Gilberto Santini rimarca le peculiarità della stagione di danza. Diciamo che la buona novella è questa crisi di crescita, ce ne fossero. Sì, infatti fa piacere quando uno vede che il proprio figlio, no, la giacca inizia a tirare, perché o è ingrassato o sta crescendo. In questo caso no, è una stagione che è cresciuta molto, quindi è una crisi di crescita che ci fa piacere, perché gli abbonati sono aumentati di circa l'80% nelle ultime due stagioni, segno di un'attenzione davvero incredibile, di qui l'idea appunto che l'amministrazione ha voluto di far crescere a quattro serate la stagione, quindi diventa ancora più ricca, ancora più importante, siamo molto contenti. È una stagione che, una new season come dice il nostro slogan, è uno spettacolo in più di danza, insomma 34 serie di teatro sono una bella proposta per una città che sicuramente guarda i suoi cittadini, ma anche ai tanti che raggiungeranno del territorio, della provincia, della regione, quindi insomma un teatro che aiuta ancora di più la politica teatrale tutta di questa regione. Resto in tema, stagione di danza, quasi 300 abbonamenti, se non è record poco ci manca. Credo che sia record, perché anche gli amici delle compagnie che sono venute, anche il primo anno, insomma un debutto così importante con un numero appunto così alto di spettatori, di abbonati, ci ha molto colpito, a cui è seguito poi un numero di spettatori più che raddoppiato, e per questo abbiamo voluto premiarli con uno spettacolo in più e con un'apertura da brivido in qualche modo, perché siamo riusciti a riportare in esclusiva regionale uno spettacolo pazzesco, divertentissimo, che insomma fino adesso si può vedere solo nelle grandissime città, a Fisso, a New York e a Londra. Parliamo di Stomp, che è, cos'è? È acrobazia, è musica, è danza, tutti insieme? Ma Stomp è uno spettacolo per innamorarsi del teatro e della danza, perché sono straordinari danzatori, acrobati, musicisti che fanno suonare qualsiasi strumento della nostra vita, dalle scope ai pneumatici. È davvero una festa incredibile, chiunque appunto può andare a controllare nei video che ci sono online che cos'è, e dal vivo è davvero una scarica di energia incredibile. Inizieremo proprio con due serie di questo importante progetto. Per il resto comunque grande qualità, parliamo di danza ovviamente. Sì, abbiamo la linea della qualità, quella che ci ha accompagnato nel formare il cartellone, perché comunque insomma è un teatro importante che ha bisogno di avere cose a livello, e quindi grande qualità da tutti i punti di vista, anche nella diversità. Ci siamo divertiti a comporre un percorso con la grande musica danzata, quindi il Lago dei Cigni, la Sagra della Primavera, Bolero di Ravel, Romeo e Giulietta, ma anche un occhio alla coreografia contemporanea di grandi compagnie come la Terballetto, quindi un bellissimo percorso che spera di rinnovare i fasti di quest'anno e di trovare appunto anche tanti nuovi spettatori.